in questo periodo in cui dobbiamo rimanere in casa, anche i luoghi di cultura purtroppo non possono accogliere nelle proprie sale i visitatori. Ed allora il Museo Diocesano di Sarzana ha deciso di portare in casa le opere d'arte che sono custodite all'interno del museo, con la pubblicazione tutti i giorni di pillole di cultura di 1 minuto e 20, pubblicate sui canali social, quindi Facebook, Instagram e sul canale YouTube appunto del Museo Diocesano di Sarzana. L'idea di realizzare queste pillole culturali è stata della direttrice del Museo Diocesano Barbara Sisti in collaborazione con Martina Peonia e Simona Marchini. Domani sarà la volta di un quiz dedicato alle opere d'arte custodite all'interno del museo e domenica di consigli di lettura. La cassa processionale, raffigurante la flagellazione di Cristo, oggi esposta al museo, è stata a lungo conservata presso l'oratorio di San Gerolamo, sito nei pressi della cattedrale di Santa Maria Assunta. Attribuita sulla base di evidenti affinità stilistiche alla bottega del grande scultore ligure Anton Maria Maragliano, è stata recentemente ricondotta all'operato di uno dei suoi allievi, Pietro Galleano, considerato da alcuni critici il migliore tra gli allievi del grande maestro. L'imponente cassa processionale, interessante esempio di statuaria barocca, è una tangibile testimonianza delle pratiche devozionali itineranti che nella storia delle confraternite liguri hanno rivestito un ruolo di grande importanza. Il gruppo scultoreo si articola intorno alla figura del Cristo alla colonna. Le statue dei suoi aguzzini lo attorniano, esprimendo attraverso una marcata gestualità la forza del loro sentimento, creando quasi un vortice di sguardi e gesti che catalizza l'attenzione dello spettatore. La base da cui si ergono le figure è caratterizzata dalla presenza dei quattro fori posti agli angoli, sui due lati, destinati ad alloggiare i pali che la trasformavano in una portantina a spalla.